Sono Sandra Rossi, sono il direttore del settore di restauro di dipinti mobili su tela e tavola. Il settore ha sede presso la Fortezza d'Abasso ed è il più numeroso dell'istituto per numero di personale specializzato e assegnato. Noi ci occupiamo del restauro dei dipinti sia dal punto di vista della pellicola pittorica sia dal punto di vista del supporto. Per questo è stato istituito all'interno un reparto specializzato nei supporti lignei. Il laboratorio ha a disposizione degli spazi ampi e specializzati e attrezzati per un'area della cosiddetta rintelatura, una sala macchine per la lavorazione del legno, una cabina verniciatura, una grande cabina radiografica e poi ci sono delle aree che sono specificamente dedicate alle indagini diagnostiche, che per noi sono sempre la premessa di ogni restauro e lo accompagnano sino alla sua conclusione. E tra queste, per esempio, vi è uno spazio che è riservato all'Istituto Nazionale di Ottica del CNR con strumentazione all'avanguardia e con personale specializzato che collabora costantemente con noi e soprattutto per quanto riguarda la diagnostica non invasiva sui dipinti. Per noi è fondamentale la collaborazione con le università e gli istituti di ricerca quali il CNR e questo ci permette di approfondire la nostra conoscenza relativamente ai materiali e alle tecniche esecutive delle opere d'arte. Abbiamo sempre a disposizione in questo modo anche una strumentazione tecnologicamente avanzata. Ci sta per arrivare adesso, per esempio, un acceleratore nucleare portatile che è frutto del lavoro dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Sesto Fiorentino con il CERN di Ginevra e ci consentirà attraverso una metodologia di indagine non invasiva di conoscere le caratteristiche materiali delle opere d'arte. Il settore dipinti è anche partner di prestigiose istituzioni museali nazionali ed internazionali con i quali condivide i progetti di ricerca. Solo per citare i più recenti ricordiamo le Gallerie degli Uffizi ma anche il Metropolitan Museum di New York, la National Gallery di Londra. Ed inoltre una parte significativa delle nostre attività è dedicata alla messa in sicurezza delle opere d'arte colpite dalle calamità naturali, da terremoti, da alluvioni. La complessità dei casi che si presentano in queste occasioni impone delle conoscenze approfondite, capacità di adottare delle scelte, di impiegare materiali innovativi, di stimolare un percorso virtuoso di avanzamento della ricerca e della conoscenza. Ed è per noi un modo per restituire tutto quello che ci è stato generosamente offerto in occasione dell'alluvione del 66. È un modo di mettere a disposizione della collettività le nostre conoscenze, mezzi, capacità, anche attraverso le numerose pubblicazioni che ogni anno il settore produce. Sto effettuando un intervento di integrazione pittorica su un autoritratto di Rubens del 1628, perché si era prodotta una fenditura nel supporto ligneo che disturbava fortemente la lettura dell'opera. Siamo nelle fasi finali dell'integrazione pittorica della pala di Fano di Pietro Perugino, che stiamo eseguendo con colori a vernice specificamente formulati per il restauro, con caratteristiche di un'alta stabilità cromatica. L'intervento deve essere riconoscibile ad osservazione ravvicinata e la eseguiamo con la tecnica della selezione cromatica, che consiste nell'applicare piccoli tratti di colori puri seguendo il ductus delle pennellate o l'andamento delle forme, ricomponendo tuttavia l'immagine nel suo insieme. Qui abbiamo una lunga lacuna lungo la commutitura di due assi del tavolato che abbiamo dapprima stuccato con gesso e colla per ricreare la continuità della superficie per poi procedere all'integrazione. Possiamo vedere le pennellate a tratti che ricompongono l'immagine e che si differenziano dalla materia originale rispettando dunque il tempo vita dell'opera d'arte. L'opificio nella sua lunga storia ha avuto ripetute esperienze con eventi che hanno causato effetti catastrofici sulle opere d'arte. Sin dall'alluvione del 1966, per proseguire poi con l'attentato dei Georgofili del 1993, e poi soprattutto con i tre grandi eventi sismici che hanno colpito il nostro paese nel 2009 in Abruzzo, nel 2012
in Emilia e infine nel 2016 nell'Italia centrale, in particolar modo in Umbria e nelle Marche. L'Ufficio delle Pietre Dure si è quindi dedicato con grandissimo impegno all'attività di messa in sicurezza delle opere danneggiate a seguito di questi eventi catastrofici. È questa un'attività che deve essere concepita e programmata sin dall'operazione di pronto intervento da effettuarsi in loco al momento del recupero dell'opera e da proseguire poi in laboratorio con tutte quelle operazioni che sono finalizzate a bloccare e progredire del degrado e quindi volte a stabilizzare le condizioni conservative dell'opera in attesa di tempi lunghi necessari per un restauro completo. Siamo nel laboratorio di restauro di supporti ligni, qui ci occupiamo dei dipinti su tavola e della loro conservazione dal punto di vista strutturale. E su questo dipinto che abbiamo restaurato qualche anno fa abbiamo un esempio di traversatura elastica. Qui dietro invece abbiamo in corso un trattamento anossico per due pannelli di dipinti su tavola. Il macchinario in pratica lavora applicazione di ossigeno, nel senso che sostituisce elimina l'ossigeno naturalmente presente nell'atmosfera e flussa all'interno di questi sacchi appositamente costituiti esclusivamente l'azoto. In tal modo riusciamo ad ottenere una disinfestazione degli oggetti collocati all'interno dei sacchi.